Ciao amici! Ciao amici! Oggi ci troviamo qui in questo piccolo paesino di montagna. Ronco Pianigi. Come potete vedere alle nostre spalle il cartello. Pianigi. E da qui inizia anche la nostra nuova avventura piccoli borghi. Di montagna. Di montagna. Oggi è proprio piccolo piccolo. Sì, piccolo paesino. Di montagna, montagna. Ma prima di cominciare, mi raccomando, iscrivetevi. Poi attivate la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i nostri viaggi, su tutti i nostri video che pubblichiamo. Se no riceverete notifiche solo in parte. Poi lasciate ovviamente i like, e di quelli ne abbiamo bisogno, sfondatelo col pollice. Poi seguiteci anche su Instagram e su Facebook per rimanere aggiornati su tutto quello che facciamo. Oh, aspetta che si sta coprendo un po', va bene. Oh, sta andando giù il sole, per fortuna. Così riusciamo a tenere gli occhi aperti. Tenere gli occhi aperti, esattamente. Come dicevamo, ci troviamo in questo piccolo paesino di montagna che è Ronco Pianigi. Ciao. E da qui iniziamo l'avventura piccoli borghi di montagna. Siamo in centro a Ronco Pianigi, già. Paesino situato ai piedi del Monte Cusna, all'altitudine di 1100 metri, 1100, 1110, su per giù. Comunque sì, più o meno a cavallo dei 1100. Ed è il paesino più vicino, come ha già detto, al Monte Cusna. Si trova a 500 metri dall'abitato di Febbio, piccolo borghetto, però molto conosciuto qua sull'Appennino per le sue piste da sci sulla cima del Cusna, e si trova anche sulla strada per andare verso Monte Orsaro. Monte Orsaro è il paese più in alto dell'Appennino? Dell'Appennino, esatto. Oh. Paese più in alto dell'Appennino e del comune di Villa Minozzo soprattutto. Hanno deciso di costruirlo qua, un posto strano, perché un po' in salita, un po' in discesa, un po' in pari, un po' strano, per due motivi. Uno, ci si vede il due? Sì, per due motivi. Uno, per l'agricoltura, perché potevano coltivare soprattutto patate e
segale, per come era fatto il terreno, e essere così vicini al Monte Kuzna gli permetteva di star vicino anche ai loro, quelli che porta le pecore, pastori. Mi veniva pescatori. Qua ci sono alcune famiglie di pastori, tra l'altro, soprattutto nel paesino di Montorsaro. E piccolo dettaglio comunque. Un'altra caratteristica che rappresenta questo posto sono queste due case, questa qua di fronte a noi e quella dietro, che sono a pianta quadrata e hanno nelle loro mura due statue zoofile. Falla vedere, che è lì sopra, che hanno deciso di metterle proprio in questo modo, una che guarda l'altra, per evitare che entrassero gli spiriti maligni, ma gli spiriti cattivi. Facciamo prima. Altro cenno storico, è passato di qui anche il famoso brigante Domenico Amorotto, ma rinunciò a entrare nel paese dopo che trovò all'ingresso gente dal grugno duro. Qua la chiamano così. Sono termini dialettali italianizzati del posto. Del posto. Altra cosa molto caratteristica di questo paesino, ve la mostriamo subito, questo fiumiciattolo che lo attraversa. Veramente molto bello, molto molto stile montanaro. Classico paesino montanaro, con tutte le case in pietra, la maggioranza. E ora, amici, beviamo l'acqua da questa fontana, che l'acqua qua è dir poco buonissima, perché viene direttamente giù dal Monte Kuzna, ed è una delle caratteristiche che caratterizzano questi paesini. In questo posto c'è anche il mulino, perlomeno c'era. C'era, sì. Adesso è abbandonato, qua ci hanno fatto anche un'abitazione. Una casa. E poi abbiamo, come in tutti i paesini di montagna, di una volta soprattutto, la Madonnina. Che protegge il paese, perché è proprio all'inizio del paese. Esattamente, nella nicchia, ovviamente, di sasso, come tutto del resto qua costruito, tutto in sasso, tutto in pietra, lavorata a mano. Veramente una cosa molto bella e molto storica soprattutto. Ed eccoci, amici, qua sotto al mulino. Siamo arrivati alla fine anche di questo episodio di Piccoli Borghi di Montagna, per cui direi che da Ronco Pianigi è tutto. Se vi è piaciuto il video, lasciate like. E mi raccomando anche, iscrivetevi, accendete la campanellina, attivatela, giusto, è vero, per rimanere aggiornati su tutto, sennò vi arriveranno le notifiche solo in parte di tutti i video che facciamo, che saranno tanti. E seguiteci anche su Instagram e su Facebook, che lì seguirete tutto quello che facciamo, tutte le novità che usciranno, e sono tante novità, tutti gli unboxing ultimamente, esattamente, che ne abbiamo ancora in serbo. E da questo meraviglioso posto è veramente tutto. Alla prossima, state con noi al prossimo viaggio. Ciao, ciao.